tradizioni. Cambiano i giocatori, resta la casacca al di sopra delle persone. Eppure, sono tutti tipi straordinari. Guardate Albert Falcò, un figlio del mare. Ma non lo voleva nessuno, perché aveva perso 3 dita nello sminamento dei porti. Oggi Falcò è primo pilota d'un sottomarino a reazione, gironzola disinvolto negli abissi, risponde della sicurezza degli altri. Qual è l'esperienza come subacqueo che l'ha maggiormente colpito durante tutti questi anni? Costretti casa per casa a votare per l'annessione alla Russia, gli ucraini minacciati dai soldati armati, Biden un voto farsa, in Russia continua la fuga di chi non vuole arruolarsi nella guerra di Putin. Nelle Marche è stato ritrovato il corpo senza vita di Mattia, disperso nell'alluvione del 15 settembre, il papà ormai le speranze sono finite, le vittime salgono a 12, si cerca ancora Brunella. Chiusa la campagna elettorale, domani si vota per le elezioni politiche dalle 7 alle 23 per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. In Sicilia si elegge l'Assemblea regionale. Vaccini bivalenti aggiornati sulle ultime varianti del Covid disponibili su richiesta a tutti gli over 12, intanto lieve risalita dei contagi a fine mese e fine dell'obbligo delle mascherine. Ho ucciso mia figlia per l'onore, così il padre di Saman in un'intercettazione telefonica dopo la fuga in Pakistan. Nations League, l'Italia batte l'Inghilterra 1-0 a San Siro, rete di Raspadori al 69esimo, a Londra si chiude con una sconfitta la carriera di Federer in doppio con Nadal alla Laver Cup. Buongiorno, bentrovati da Renews 24, un nuovo vestito per la redazione di Renews 24, un nuovo studio da cui vi raccontiamo tutti i giorni le notizie, avete sentito i nostri titoli naturalmente, adesso vi sveleremo alcuni dei posti del nostro studio. Laura Squillaci, i titoli e naturalmente qual è la notizia principale. Buongiorno Paolo, buongiorno ai telespettatori. Lo dicevamo, purtroppo è finita la speranza, è stato ritrovato il corpo senza vita del piccolo Mattia dopo l'alluvione del 15 settembre. Naturalmente torneremo nelle Marche con Laura Tangherlini, la nostra inviata che ha seguito tutti gli sviluppi dopo l'alluvione e anche ha dato la notizia del ritrovamento del piccolo Mattia, ma vi dicevo, molti posti del nostro studio da cui vi raccontiamo ogni giorno le cose, le notizie, gli approfondimenti. Questa è una delle location da cui vi racconteremo per esempio il TG Sport o anche il TG dell'economia, ma naturalmente anche gli approfondimenti. Oggi giornata di silenzio elettorale, Chiara Burtulo, allora di che cosa parliamo nel filo diretto? Parliamo di Ucraina perché oggi sono anche 7 mesi dall'inizio della guerra, lo faremo con i nostri inviati in studio e sul campo e con il consigliere del presidente Zelensky che sarà nostro ospite. Bene, quindi già una diciamo una cosa importante che vi racconteremo sull'Ucraina con il consigliere di Zelensky. Questo è il grande video da cui, come vedete, arrivano tutti i segnali dal mondo e tutti i segnali per raccontarvi le notizie attraverso le immagini. È un video che serve anche per raccontarvi attraverso le camminate, come sto facendo io, con le grafiche, con l'ausilio di moltissimi strumenti, anche le notizie della giornata. Uno dei posti da cui 2 volte al giorno vi raccontiamo cosa succede nel mondo attraverso i giornali è questo qui, e c'è naturalmente per la rassegna stampa Roberto Vicaretti. Roberto, un titolo. Sì, buongiorno Paolo, prima pagina di Avvenire, intanto c'è voto, ultimi inciampi, la chiusura della campagna elettorale in primo piano senza le dichiarazioni dei leader perché siamo in silenzio, e poi filo diretto sull'Ucraina, attenzione dei quotidiani sull'Ucraina, crimini di guerra e referendum falsi, il titolo che fa Avvenire, poi li leggeremo alle 7:30. Torneremo da te tra pochissimo dunque per conoscere i giornali e le notizie attraverso i giornali per quello che riguarda l'Italia e il mondo. E a proposito di mondo, qui c'è Paolo Cappelli, con Paolo Cappelli come sempre la rassegna stampa estera. Allora dacci un titolo, diciamo, dei giornali esteri sull'Italia. Buongiorno direttore, l'Austria capresse quando l'Italia si sposta a destra, l'attesa nell'Unione Europea per l'esito della tornata elettorale. Naturalmente c'è molta attenzione sull'Italia. Alle mie spalle, come vedete, una grande newsroom da cui tutti i nostri giornalisti confezionano il giornale, il telegiornale, ma anche gli approfondimenti e tutto ciò che riguarda le notizie che vi raccontiamo. È una redazione attorno alla quale ci sono molte redazioni, ma anche attorno alla quale ci sono molti tecnici, molti grafici, tutto il personale di Renews 24, alcuni sono stanno lavorando per voi proprio in questo momento. Naturalmente abbiamo cercato di fare una sintesi, adesso andiamo alle notizie del giornale vero e proprio. A te Laura. E come dicevamo, è finita la speranza per i genitori.
We'll be right back.